Gianfranco Russino, negli scorsi giorni è stato pubblicato il suo libro Cala Tempesta, un libro edito per Panoramica. Ci può dire innanzitutto cosa c'è alla base di questo suo nuovo libro? Ma la voglia di cambiamento. Avevo sino ad oggi scritto non moltissime cose, ma alcune cose come Vita sotto il mare di Alghero, Le grotte sommerse e così via, che erano dei libri, diciamo, di carattere ambientale con un taglio scientifico e divulgativo e quindi con dei testi piuttosto stretti, contenuti, sviluppati all'interno di binari tecnici. E così la voglia di invece essere libero nella scrittura mi è sorta e ho originato questo romanzo, questo racconto lungo. Meglio definirlo racconto lungo, in cui invece mi sono trovato veramente e assolutamente libero nel esprimere i sentimenti, i pensieri. Il racconto tratta delle avventure di tre ragazzi che crescono e vivono la loro adolescenza, anzi direi la consumano la loro adolescenza in una sola stagione, in una stagione dedicata alla frequentazione del mare, delle coste. Di un ipotetico luogo del Mediterraneo che chiaramente è ambientato, diciamolo pure, in Sardegna, e in questa brevissima stagione vivono delle avventure, delle emozioni intense che si scopriranno leggendo il libro.